ufficio passaporti è qui a sinistra, in fondo al corridoio. No, veramente sono il commissario Manara. Luca Manara. Le mie più vive congratulazioni per questo suo nuovo incarico. Il nuovo collega è qui? Eccolo. My name is Daniele Falleri. I'm a writer and a director, and I work with Alberto Simone and Roberta Manfredi, which are the producer of Manara, in writing Manara. I mean, I'm the author with Alberto of the second series, and I'm writing the third one. Tu devi essere il nuovo commissario, però non ne hai l'aspetto. Sai, i medici legali di solito hanno la pancia grossa e puzzano di sigaro. Però tu sei un medico legale, giusto? Intuitivo. So, at the beginning, we had a police station. They needed a new chief, and everybody was waiting for the new chief. Everybody was waiting for this new. They didn't know who he was, neither if he was a man or a girl or a lady. And then Manara arrived with his motorcycle, with his helmet, with his leather jacket, and just entered inside with his curls, and he came inside, and nobody thought he was the new chief, of course. Posso presentarmi? Sono l'agente scelto Pio Buttafuoco. Buttafuoco? È Pio, è di nome e di fatto. Che dica, Daniele? È di Ragusa. È agente Barbagallo, piacere. Barbagallo. Salve. And the first twist was that one of the girls in the policeman came to him, just looked at his eyes, and smashed. And then we tried to understand why that happened. And we are not going to understand it soon, but we will understand many episodes later. Avanti! Distanza di sicurezza. Va bene, entra, chiudi la porta, forza. Senti un po', ma tu prendi schiaffi tutti i tuoi ex compagni di corso oppure un trattamento speciale? Lo so, hai ragione. Non so che cosa mi ha preso e... Infatti sono venuta a chiederti scusa. Ecco, brava. E per dirti anche che... vorrei il trasferimento con effetto immediato. Perché allora devo averti fatto qualcosa di veramente terribile, eh? Senti un po', ma io e te no, andavamo d'accordo, giusto? Me lo vuoi spiegare che ti ho fatto? Incredibile, fai pure finta di non ricordare. So Manara, il commissario Manara is Guido Caprino for us. Guido Caprino is a great actor and he can explain himself very well in this character. I mean, lots of things Manara does are Caprino's things. Se Maometto non va alla montagna. Ma che sei pazza, Alessandra, che ci fai qua? Mio marito al torneo di biliardo. Adoro il biliardo. Anche io. Caprino is an actor that likes to live apart. He doesn't come to parties, he doesn't come to any festival, he doesn't like to be interviewed. And Manara is something like that as well. I mean, he likes as soon as he can. Caprino flies back to Sicily, where he lived, where he was born. And Manara flies back to his house, his room, his bedroom, his saxophone, and he tries to be alone. And that's something that both guys have together, in common. Sono di sette, dormono. Beh, di loro. Ma poi dormono tutti chi se non c'è nessuno? E non ha dormito neanche stanotte, eh? Si vede, eh? Con la faccia distrutta. Sì, però c'è a chi piace. Ecco. Se ne deve già andare. È destino che la mattina non posso fare colazione io. Però al caffè non ci rinuncio. Allora, il tono della serie, questo significa che in pratica la nostra attenzione forte è proprio nel mescolare la commedia al giallo, per cui è, come dire, possiamo considerare una serie sicuramente ironica,
una serie dove si ride, dove succedono delle cose ai nostri personaggi che a un certo momento prima o poi ti fanno sorridere, ti fanno tirar fuori la risata, ti fanno partecipare in una maniera anche leggera, per cui il nostro tentativo forte nella scrittura è quello di dare uno spessore a tutti i personaggi, un calore a tutti i personaggi. Non ci sono personaggi in Manara che sono completamente buoni, non ci sono personaggi che sono completamente cattivi, e non sto parlando solo dei personaggi di puntata, ma anche dei nostri protagonisti. Tutti i nostri protagonisti hanno un difetto, hanno un tallone d'Achille, hanno qualcosa per cui vengono fuori da una perfezione, per cui non ci abbiamo l'eroe, abbiamo un eroe suo malgrado, cioè perché fa delle cose eroiche, però non è, come dire, immacolato, nessuno, neanche Manara. La prima settimana di libertà dopo mesi di confino forzato. Io me ne vado in città, una città vera, Alessandra. E che cosa farei a Catania? E che farò? Vuoi prima cosa? Mi mangio due granite a caffè con panna e due brioche, anzi quattro. E poi? Poi prendo la motocicletta, me ne vado in mezzo al traffico e faccio lo slalom e sento il rumore dei clacson. E Vietnea, con le macchine ruggenti. E poi mi ubriaco, me ne vado in giro per i locali tutta la notte. La mattina quando torno a casa dormo tutto il giorno e mi faccio coccolare attorno dalle mie sorelle che non vedono l'ora di trattarmi come quando ero piccolino, capisci? Che c'è? Complimenti, un programma che si addice a un rappresentante delle istituzioni, Peccato che dovrà rinunciare. Ecco. Venga nel mio ufficio. A me non mandava a divertire tanto. Allora, uno dei personaggi fondamentali per la creazione di Manara, diciamo forse il personaggio principale a cui possiamo attribuire l'esistenza di Manara, senza di lui Manara anche non esisterebbe, è Alberto Simone. Alberto Simone è un bravissimo scrittore e regista, ma è anche produttore, insieme alla moglie Roberta Manfredi, produttore della serie televisiva di Manara con la Dauphin Film Company, che ha sede qua a Roma. Alberto Simone è stato il regista della serie precedente a Manara, che era La famiglia in giallo, che è stata di cui Manara possiamo considerarlo uno spin-off, nel senso che il personaggio proprio stesso di Manara, del commissario di Guino Caprino, è nato appunto con il commissario Manara, ma gli altri personaggi che lo circondano e che hanno a che fare con lui all'interno della serie della stazione di polizia, quelli erano già nati nella Famiglia in giallo, che era appunto scritta e diretta da Alberto Simone. Io con Alberto Simone ho lavorato anche in altri progetti da vari anni, e siamo molto vicini, diciamo, e insieme stiamo scrivendo, oltre alla seconda, adesso la terza serie di Manara. Sto benissimo, dottore. Un materiale duro come la mia testa non lo fanno più. Dottore, mi scusi, Il commissario Manara in che stanza è? Di là. Grazie. Prego. Luca? Cosa è successo? Suo marito ha preso un brutto colpo in testa. Non sento più le gambe. Io non vedo più, sto morendo, Lara. Confuso, sospetto trauma cranico, Portami via, Lara, portami via. Dottore, che devo fare? Senta, se lo dimetto, mi promette di non lasciarlo solo neanche un attimo? Prometto. Sì, promesso. E allora se lo porti via. Of all the things I wrote for TV, this one is the one that I feel closer to myself, to my character, my personality, because I can express my comic and ironic sense of humor, which is not that easy in the series in Italy.